Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Allora, oggi in teoria andiamo in questo mondo che ci sta caricando una mod. È in cattiva, l'ho chiamato io mondo LOL, ma in questo mondo qualche volta per fare qualcosa appunto costruivo case. Episodio, se non riusciamo a vedere la mod, costruiamo qualche casa, no, qualche casa, voglio dire, una casa carina. E stasera forse. Ma Fortnite. Ora vediamo subito se la mod è vera. E se non è vera, niente, facciamo qualche casetta. Allora, dove sono le uova dei mob? Oh, di shulker. Non lo so. Non lo so. Allora, mi sa che ci dobbiamo costruire una casa. Questa roba. Vola, invisibile, scatta. Cos'è? Ok, niente. Vai, cavolo. È una volta questa. 100% sicuro. Comunque, niente. Adesso stiamo di sera. Comunque noi dovremmo costruire una bella casa. Quindi ora ci mettiamo via tutta sta roba che non ci serve a niente. E niente, ci costruiamo una casa carina. Quindi ci prendiamo come per costruire legna, la legna questa qua, poi mattoni di pietra, che magari ci dà anche magari qualche idea per farci le case nella serie. E mettiamo magari ora rimuovo, altrimenti ora all'infinito e non va bene, è un po' un problema questo, quindi togliamo cosa lì. Quindi facciamo, secondo me, lunga non tanto. Tipo così. Li blocco. E qui l'altro. Direi di sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. E 9 questo buco qua. E di qua 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok. Poi, dopodiché, rompiamo questo pavimento. Cioè, tanto lo rompiamo doppio, non importa. Vai. Ci mettiamo questi blocchi. Ok, mi sa che comunque, mi sa che tanta percentuale c'è che stasera esce un video di Fortnite, molta, non è detta per tanto. E forse è uno di quei video tipo che non parlo. Allora, dimmi. No, ok. Sì, ok. Meno male perché io volevo fare la doppia porta. Ok. E ci siamo fatti la base. No, io voglio questo vetro blu. Ok, lo vedo blu. Due qua. E due qua. Allora, qui facciamo così. Ok, ci mettiamo le lastre se le troviamo. Lastre qua. E ci mettiamo, raga, questa. Ecco qua. Ora, no, c'era una volta ho messo delle lastre benissimo da fare una casa bellissima. Non so.
No, mi sa che non ci riesco più. No, infatti era diversa la casa da come era fatta. E non importa, comunque abbiamo fatto qua e ora ci serve. Ci servono, anzi, le torce e la porta. La porta, eccola qua, e noi ce la prendiamo così, porta di rovere. Beh, guardate che carina questa davanti. Ovviamente le torce. E via, guardate. Un attimo che noi gioco tempo. Mezzogiorno, comunque poi facciamo tipo così, tipo e vai. Guarda così, carino, e vai così, bellissimo secondo me. Questo vetrino ce l'ho blu. Che vetrata. Anche da sto lato. E guardate. Ok, abbiamo fatto pure qua. Poi prendiamo di nuovo queste, le cambiamo, prendiamo questa di lastra. E vai. Ok, e riempiremo tutto così. Io le finestre le voglio fare bene, quindi usiamo lo slime. Ragazzi, noi io vi dico una roba, che ci vediamo appunto quando abbiamo fatto le finestre carine. Ok, non volevo dire, scusate per quello che ho detto, ma volevo dire che dovevo solo prendere i materiali e poi l'avrei già fatta. Speriamo che... Comunque... No. Sì, ok, vai. Così. Dobbiamo fare così sbagliato. E vai, guarda che belle finestre. Facciamo anche questo e vedete come si fa? Mettiamo due scale così e altre due sopra così. Poi mettete due botole. Mettete shift. E prendete shift e fate così. Vedete? Fate così. E voilà! E avete fatto le vostre finestre molto molto carina. Ora andiamo un attimo qui, ho preso un po' di roba, però voglio riprendere la lastra, quindi riprendiamo che ci è sparita e niente, copriamo e ci vediamo quando abbiamo coperto.
se ci siamo, non abbiamo fatto il tetto solo così, ma abbiamo sistemato un po' facendo tanti strati diversi di appunto come si chiama, Giopietro, ed è così da davanti, così carino. E un attimo di nuovo qui ci mettiamo questo e falò, bel falò, un bel falò piccolo. E ci mettiamo due torcelline nell'angolo, perché sì, comunque ci sta bene. Distruggiamo qua e sistemiamo il appunto muro. Tre. Niente, abbiamo fatto, ci manca solo più l'arredamento, che quello vabbè lo decidete voi. Quindi prendiamocelo, non so, così arredamento, non guardatelo, no arredamento, perché fa cagare. E a me in un mondo piace più così, non si può tirare, ok, vabbè, tipo mettete così, così tipo questo, il leggio, adesso ovviamente sto mettendo molto a caso il tutto, la testa, il barile la libreria qua a caso, così è per farvi vedere cosa ci potrebbe stare. Non lo so, va bene anche tipo la bella armatura, equipaggio, tipo cosa, e che ne so, vedete tipo che, perché me la distruggi? Cosa? Effetti tipo equipaggio, anche ne so, mettete la spada, li mettete con tutta l'armatura. Adesso tipo un esempio, non lo so, tipo mettete la cosa classica, il crafting, in mezzo così, come tavolo, però come tavolo io saprei farlo, quindi vi consiglieremo questo tavolo che mo faccio. Quindi un attimo che tolgo la roba, tipo vabbè il letto, che il mio colore preferito è il verde, se volete saperlo. Comunque ora ovvio che tutto a caso lo sto facendo. Comunque io vi consiglierei questo tavolo da fare così, guardate, così, ecco così, ecco qua. E come ultima cosa, una casa moderna, tipo ci mettete due sedie così, adesso a me non mi sta perché non la volevo così, ma la volevo tipo così. Guardate, l'ho fatta a casa ed è carina la casa, guardate l'interno è molto carino, guardate il tavoletto, armor stand, poi c'è tutto equipaggio, tutto, vedete, mobili, tutto. Tanto dormiamo perché almeno è di nuovo giorno. Ragazzi, questa è la casa, faccio vedere ancora l'allenamento, vabbè, fatto come volete, anche tipo si parlava un po' a caso, e la casa è così, tipo guardate, tipo è così tutta dritta, queste lì, e qua c'è, ci sono le finestre, vedete che si vede tutto dentro, che figo. E niente ragazzi, il video spero che vi sia piaciuto, abbiamo fatto pratica oggi una casa, una bella casa, questo è stato volato. Comunque niente ragazzi, grazie di cuore, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se volete, spero forse di nuovo, però se volete, poi mettete se volete anche un bel like, e se volete attivate la campanellina. E niente ragazzi, grazie per la visione, noi ci vediamo prossimo, ciao ragazzi.